Cambiare stato d'animo è una delle cose più belle che possiamo fare nella musica. La musica non è altro che una serie di diversi stati d'animo collegati in una struttura precisa. Ma come facciamo noi pianisti a far capire a chi ci sta ascoltando che in quel punto è cambiato lo stato d'animo ed è cambiato esattamente come noi vorremmo che fosse percepito? Beh, chiaramente questo è un aspetto molto complesso, però mi fa piacere condividere con voi alcune riflessioni dal punto di vista della mia esperienza personale. È un punto di vista soggettivo, ovviamente, non possiamo, come dire, incasellare gli stati d'animo in un gesto tecnico preciso, ovviamente non ha senso, però farvi vedere come cambiando, ad esempio, timbro o fraseggio, cambia anche la percezione espressiva dello stesso momento del brano. Questo è certamente una cosa che penso sia utile condividere. Allora, prendiamo Debussy, il preludio numero 8, La fanciulla dai capelli di lino. Brano delicato, molto semplice per certi versi, ma anche molto complesso perché sono poche note che però vanno suonate con una grande precisione. Debussy è molto preciso, come sempre, nell'indicare articolazione, ci sono molti segni, punti, trattini, crescendi, e quindi è molto importante partire da ciò che lui scrive, perché, ripeto, era molto esigente. Quindi iniziando, con, questo brano, ecco, quello da non fare è suonarlo in maniera ripetitiva o appunto non curante delle cose indicate, per esempio. Questa è una tipica esecuzione scolastica da, secondo me, evitare. Qual è il problema di questa esecuzione tra i tanti? È che ogni volta che io avevo un tempo forte della battuta, ho dato un piccolo accento, cioè fatto qui, poi di nuovo. Quindi ho spezzato, mentre, come potete vedere, qui la legatura è unica, quindi dobbiamo dare una forma unica a questa frase. Ecco, adesso forse ho esagerato perché ho fatto veramente un piccolo crescendo e poi un grande diminuendo, però ho evitato di frammentare la frase con accentuazioni ripetitive. Possiamo anche non pensare ad alcun accento, poi si scrive anche senza rigore, quindi non è che deve essere così precisa, però dobbiamo evitare appunto che ci siano simmetrie involontarie. Il senza rigore vuol dire forse un po' di rubato. Ma qui cambia già tutto, perché c'è un'armonia finalmente presente, qui era soltanto sottintesa. Cambia anche la strumentazione, abbiamo finalmente più voci, non soltanto una, quindi c'è un vuoto qui, vuoto dato dalla pausa delle altre voci, che viene qui invece riempito. Quindi dobbiamo, secondo me, anche cambiare tocco in questo senso. Quello che io faccio è qui suonare con la parte morbida del dito del polpastrello e ascoltare sempre la coda di ogni nota, visto che sono note legate, quindi ascoltiamo la coda e raccogliamo il suono. Se io facessi questo, avessi quindi una percussione con il dito che va in giù, ecco, avrei il problema di dare un involontario accento, di perdere il legato. Se invece io riesco a mantenere un suono in su, quindi come dire, strisciando sui tasti, ma senza enfatizzare la percussione. E invece qui cambio completamente tocco e passo dalla modalità morbida di polpastrello, così elastico, a una modalità invece più tesa, con la punta del dito assolutamente ferma e quindi senza alcun tipo di ondeggiamento, di molleggiamento. E andando avanti, qui abbiamo però questo lungo accordo che dura 4 quarti. E vedete che c'è una nuova legatura che parte dalla nota tenuta, quindi dobbiamo mantenere la sonorità, quindi non troppo piano, per poi collegarla
Se non stiamo attenti ad ascoltare questa nota, rischiamo di ottenere un effetto del tipo accento involontario su questa nota più corta dopo l'accordo lungo. Invece ascoltiamo, raccordiamo. Qui c'è una nuova legatura, quindi c'è una separazione tra questo e questo. Molti pianisti, anche grandi, se ne infischiano, suonano così. Vanno verso e quindi raccordano come se fosse una legatura unica, invece Debussy è molto preciso e c'è un senso anche, io penso, drammaturgico in questo, cioè c'è la volontà di separare questo momento, questo pannello, diciamo così, da questo, che è un'altra cosa, è completamente un altro luogo, anche armonico. E qui di nuovo io cambio suono, non faccio più soltanto la melodia prominente, ma tutte le note. Non più, bensì. Quindi questi sono così, solo pochi esempi per dirvi però come è importante, partendo, ripeto, dal testo, che è quello che il compositore ci ha lasciato, sapere risalire per capire dove possiamo arrivare approfondendo e che cosa raccontare. Non sapevo mai se Debussy la pensava esattamente in questo modo, ma certamente l'interpretazione è qualcosa anche di in continua evoluzione, non è qualcosa di statico. Tutti noi possiamo cambiare modo di suonare, ma appunto per questo è utile in fase di studio tentare varie ipotesi interpretative, essere in grado di suonare diversamente e poi chiedersi qual è quella che più si avvicina a ciò che vorremmo. Ciao, a presto.